famo l'intro del... Seria? No, è seria. Un intro seria, non si può fare un'intro seria. Noi non siamo seri. Ma porco. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Siamo tornati. Vera domanda, endo cazzo, eravate dannati? Comunque, sostanzialmente siamo qui con una challenge, quindi regia, può partire anche la musica poco etero. Perfetto, grazie a Peppino... Non era già. Quindi, che challenge andremo a fare? Io penso che tutti da piccoli avranno giocato a... Tabù. Esatto, ammazza anche la challenge, ma non è mai successo. E quindi voi vi chiederete, forse, come fate a fare la challenge? Praticamente abbiamo deciso... che esistono i telefoni. Ma abbiamo deciso questa cosa. Aspetta. Hai anche tu un telefono? E quindi questi saranno praticamente le nostre carte. Ci siamo fatti mandare da una nostra carissima amica, dalla mia carissima amica, perché lui la conosce. E che saluto, si chiama... Avremo insomma 5 immagini a testa e io ne ho 5 salvate nel telefono, lui pure. Guardate le carte, se no vedono sto coso in testa. Come dicevamo prima, noi avremo 5 immagini a testa all'interno del telefono, quindi 5 parole da dover far indovinare al nostro teoricamente avversario, che però potrebbe essere anche compagno, al nostro collega, no? Se lui riuscirà a farmi indovinare la parola, il punto, cioè non, ci sono ovviamente delle parole che lui non può dire, che sono scritte sulla carta, che poi voi vedrete in sovraimpressione. E se lui riesce a farmi indovinare, il punto ovviamente va a lui, non a me, perché è stato bravo nella spiegazione. Allora, comincio io. Ok, signori, 30 secondi da ora. Allora, c'è quello che praticamente quando è nella foresta deve uccidere degli animali, no? Quindi ha praticamente questo fucile che però si è... cacciatore. No, ha questo fucile che però senza questo elemento non può... non funziona. Il grilletto. No, è il grilletto non è proprio il grilletto, è una cosa che serve proprio... Che non, proiettile. No, è come fosse una batteria, cioè una cosa che lo sblocca, no? Finito il tempo, era la cartuccia. Allora, praticamente quella persona conduce le persone su mezzi di trasporto pubblici. È conducente. Bravo, a posto. Ok. Ah, allora, questa qui è all'interno del tuo corpo. Quando io ti dico non so, no, però non posso dire quella parola. Praticamente è all'interno del tuo corpo e dove passa il quel liquido rosso, come si chiama? Che tu hai nel le vene. È una cosa che tu dici, non sono in appunto vena, sono in, lo dico sempre io, in arteria. Ecco, quasi, oltre all'arteria che cosa c'è? È un'altra cosa decisiva che tu dici, inizia con la C tra l'altro. Il cuore. No, il cuore, è troppo facile. Il cervello. No, che cazzo c'entra il cervello? Il capillare. Esatto. Non pensavo, l'avrei mai detto, è proprio scarso. Allora, praticamente è una, diciamo, una droga che ha della nicotina e del tabacco al suo interno. È la sigaretta. È un'azione che... Fumare. Bravo. Davvero? Sì. Grande. Sono troppo allora, aspetta, forte. Grande un cazzo, ho fatto tutto su. Allora, aspetta. Ah, perfetto, allora, lo suoni. È uno, non si può dire, è praticamente, hai presente Mozart? Il pianoforte. Bravissimo. 30 secondi a partire da ora. Vai. Allora, praticamente quando tu praticamente c'è sempre. Praticamente quando tu annulli è un sinonimo che si usa per annullare un appuntamento. Stop. Disdire. Bravo. Grande, sono un fenomeno, però ha fatto il punto lui. È quella che mi dà fastidio, cioè... Sta calcola Navi, Navi. Non la prenderei mai. Anche perché non c'ha senso. Il tempo scorre. Il tempo, però non so che cazzo dire. Allora, praticamente è un. Non so neanche io cosa sia questa cosa. È una. Allora, non è un. Non so cosa dire. Allora, l'attacchi al muro. Ha detto! Ma forse è un buco. Ah no, è una. Che cazzo è? Vabbè, questo da buono, dai, non c'ha senso. Ma chi era? Ormai vabbè, è porchia. Che è porchia. E so queste qua. Ah. Allora, è praticamente qualcosa che fai quando quando è estate, però non vai al mare, vai in una foresta e Boy Scout. No. È quella cosa che fanno i Boy Scout. È camp
Peggio, cappeggio. Bravo. Grande, grandissimo. Quante sto io? 3, non indovinate? Esatto. Grandissimo, quindi sto a vincere 3 a 2. No. Come no? No. Eh sì? Aspetta. Te quante ne indovinate? Te ne indovina. Allora, no, aspetta, no, il punto è tuo questo. Fumare la me. Esatto, tutti i punti sono miei questi. Let me tell you all the story, everybody gather around. Ok, allora, questo è bellissimo. Perché tu quando prendi una decisione, si dice anche, soprattutto quando appunto riguarda lo Stato, si dice che è stato preso, questo è maschile, proprio non è una decisione, cioè una decisione, è un sinonimo di decisione. Quindi tu prendi una decisione, è quasi, inizia con la D, guarda, cioè non è proprio una cosa che tu dici, mazza, con la D iniziamo. È maschile, è una decisione, quindi è un, vaffanculo, è un decreto. La mia ignoranza per quanto riguarda la politica non finisce più, io la politica. Ma non è quello italiano questo, sono io quello ignorante, ragazzi. Sto video non va online. Ah, questa è proprio fantastica. È praticamente una creatura mitologica che... È un minotauro. No. No. Che è mezzo umano e mezzo pesce. Ma come? Mezzo umano e mezzo pesce. Ah, no, sirena. Bravo. Grande! Ah no, grande impazzo, ha vinto lui. Quindi ragazzi, anche questo video è giunto a termine. Io penso molto che sia ignorante. Molto ignorante, ma molto divertente. Molto ignorante. Molto di ignoranza ha regnato e che ha vinto lui. Signori, abbiamo anche cambiato posizione perché siamo ACAB. Vi invito a passare qui sotto in descrizione per tutti i link e social, però ve li elenco perché tanto se non ci passate. Allora, passate alla pagina Facebook, il cui nomen... proprio dal latino. Passate qui sotto in descrizione per tutti i link e social, tra cui il canale Telegram che ho aperto da pochissimo, quindi dobbiamo raggiungere 1000 minimo, perché adesso siamo 18. Quindi passate qui sotto in descrizione, il nome è Fede Marconi, come quello della pagina Facebook, però tanto in descrizione dovrebbe esserci anche il link. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, passate dal suo canale che non esiste, e soprattutto, bella raga. Bella raga. Se te vas, io te mi me voy.